la mia vita la mattina. Io tutte le mattine c'ho uno che mi fa i 25 km orari davanti. Guarda, va, siamo in una strada che si può andare un po' più veloce. E lui no, lui con tutta la calma del mondo, la signora quasi lo superava. Un po' più rapido! Cos'è, elettrica? È 2 ore mi tieni qua, eh. Ora per fortuna io mi fermo un attimo, perché sennò gli davo fuoco alla macchina. Cosa c'è qua dentro che non capisco? È una sacca rossa. E perché c'è la maschera è già giù? Boh. Che ti ha detto di portarlo giù? La Serafim? No, la Tristina. Cosa c'è dentro? Ho detto la mascherina. Per una maschera devi portare una cosa del genere? Sì. Sai cosa ho fatto io mentre dormivi? Cosa hai fatto? Sono andato sott'acqua con l'Alessandro dell'Emilia. Sì. Abbiamo tagliato tutta la rete subacquea che era. 2 sacchi di rete abbiamo fatto, 20 metri di rete liberati di scoglie. E come mai? Quindi? E come mai? Perché. No, ma che no. Come mai? No. Vabbè, vado giù a posare questa roba, lo metto sul patino. Ah, cosa c'è dentro? Guarda un po'. Aspetta un attimo. Oh, mi senti? Ah, finora il telefono mentre parla. Che aspetta un attimo. Sei 30 secondi e parla con me come se non è. Sei il numero uno. Tanto lo sapevo che a me piace accendere il video. Cioè, stava parlando con noi un minuto e mezzo. Ale. E poi era il telefono con, con chi? La Federica? Sì. No, ma come si fa ad aprire? Passano a me, vai, la saluto. Sei proprio mon. Senti qua, ti salutano. Ciao Fede! Basta. Fede? Cioè, stavo facendo un video a Alessandro appena arrivato. Wow, una buona. E lui dopo un minuto che mi parla tira sul telefono, aspetta, ti voglio dire. Ma a me arriva il telefono qualcuno. Ah, ho capito cosa. Ok, va bene. Te lo ripasso. Dimmi. Sì, sì, ne abbiamo fatti un paio. No, rigiralo. Dove? Rigiralo. No, allora sei proprio. Non lo so, che video dici? Ancora? E poi chiudilo. Sì. Può darsi, sì. C'ho un sacco di video da caricare, ora vediamo un po'. Oh. Mano a mano. C'ho un sacco di video da caricare, quindi sarà uno di quelli. Ho capito che così. Ma ha detto la mascherina pizza con la maschera per nuotare. Sì. Quello per l'ossigeno? Sì. Aspetta, apri. Vabbè. Pronto? Mi strappa il telefono. Sì. La roba. Ciao. Cos'è quello? Un pallone da football americano. Che ci fai? Due lanci dopo. Molto, secondo me. Cosa avevamo detto? Oh, cosa avevamo detto sul fatto di girare il coso? E questa è una cosa che fanno tanti bagnini, no? E io lo voglio differenziare dagli altri bagnini, perché questa è una cosa per i bagnini ritardati. Quando vedete un bagnino fare una cosa del genere, è un bagnino che c'ha il tic, è problematico così. Quindi lui se lo rimette al collo e per fargli perdere questa cosa facciamo fare 5 flessioni. Pompa! Forza, te le faccio fare in salita, è più facile. Dai. Io non le faccio. 5. Tutte le volte fa questa roba, io gli faccio pompare 5 volte. Vai, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Lo fai ancora? Ti ribeccherò sicuramente? Guarda quello che. Guarda gli altri bagnini. Guarda gli altri bagnini. No, sei te il mio clou. Te mi fai fare le visual. Ora facciamo una cosa. Perché non apri un canale YouTube? Se mi dà le chiavi lo apro volentieri. Ecco ragazzi, perché funzionerebbe uno così. Se mi dà le chiavi lo apro volentieri. Ma sai chi arriva tra qualche giorno? Chi? Federica. Perché ridi? Sei contento che torna? No. Come no? Mi freghi a letto un'altra volta. Ah, perché ti ruba il io letto. Devo dormire giù in taverna. Capito? Lui c'ha la Federica in casa e preferisce dormire in taverna. Lui è un bravo ragazzo. Che si chiama? Alessandro. Visuale dall'alto del bagno Rocchi Levante, il nostro bagnino, sempre al cellulare, come potete vedere. Sempre al cellulare, mi raccomando. Una dronata, facciamoci. Là c'è Nicolò Farzer.
è stato attirato dalle onde, beato a lui, io vorrei essere lì con lui ma non posso. Ragazzi, è cominciato il Ferragosto con la nostra Federica che ci fa subito una ruota. Una ruota. Visto? Siamo molto atletici questo da. Siamo qui con il nostro Alessandrone. Scusate, allora. La gente va a fare il bagno oggi. Ma dove vanno? Oh, c'è Manfredini. Grazie. Grazie mille. Manfredini. Tieni un attimo. No, ho le mani. Ma dopo le consegniamo tutte la critica e le tieni in letto. Oh, vogliamo vedere in diretta quanto ci ha dato il Manfredini. Quindi quel 20 euro. 20 euro dal Manfredini. Grazie mille al Manfredini. Oggi mi sa che me le registro tutte le buste che mi danno. Sì. Questo è figo. Anch'io. Cosa? Ma sta zitto. Ma che ti fai male alla schiena? Tira! Oh. Lei si fa male se ti tira su un tonnetto. Oh. È talmente debole. Dai, sono anche sarei la Claudia. Insomma, vuoi farlo youtuber, hai detto? Sì. Vai, presentati. Ciao ragazzi, questo è il mio canale, ciao. Nuovo. Ciao, questo è il mio canale, 31 Real Time. Attenzione, vediamo un piccolo omino che c'ha una... Grazie, ma anche devi dire grazie anche Alessandro. Grazie. Però dalla Stefano che Alessandro però ruba. Salutami, me salutami almeno. Come ti chiami? 5. Ciao Marco. Dai il 5 Marco. Bravo. Oh, la busta Marco. No, non è la busta, è... Che pensavi fosse subito la busta? È... Oh no! È la letterina, c'è sito buon Ferragosto. Si è portato via la busta o sbaglio? No! Che lettera? Era la lettera che non c'era sito con Ferragosto. Ah! È debole. Non può fare lui. Sì, è una bella coppia. Ora faccio il pallino. Bella coppia di amici, di amici. Sì. Guarda qua. Imitazione. Via. Aspetta. Vabbè. Hai visto che bravo. Cioè Franco ti sta già guardando, come dirlo, porta la Cremonese. No, mi sa. Fai qualche palleggio in più, se no non ti piglia. Dai che c'è Franco che ti guarda. Fai vedere che stai a palleggiare. Che uomo, guarda là. Grandissimo. Ok, allora. Passiamo di qua, entriamo adesso. Questa è la situazione biciclette nel nostro bagno, come sempre. Esagerati. Tre ragazzi a giocare al ping pong, eccoli qua. Non so chi è bravo, chi è scarso, non lo so. Forza Inter, hanno detto Forza Inter, grandissimo. Qui abbiamo un po' di movimento da quella parte. Un po' di ragazzi qua. Altre due ragazze. Gente laggiù. Qui tutti al lavoro. Andiamo fuori. Ciao. Poi abbiamo del movimento. Qui c'è una bisca clandestina. Le altre persone a giocare a carte. Altri ragazzi là, tende belle piene. Andiamo per il bagno veloce. Una panoramica veloce, potete vedere. Eccola. Ok. Attenzione, prende fuoco qualcosa da quella parte di là. Questa è la situazione al bagno Ronchi Levante. Abbiamo un movimento a go go della gente. Qui abbiamo un palleggiatore che non sa palleggiare. Marco che è venuto a farsi lavare i piedi. Vediamo chi altro. Le nostre cabine. Palleggiare, capì il nostro. E quello chi è? Che cosa vuoi? Cosa stai a fare lì? Sono a riempire il letto perché vedo il tuo compagno e voglio. È il secondo lavoro di Alessandro.